settimana scorsa abbiamo dato notizia di una nuova macchina Nikon. La fonte era attendibile. La nuova Nikon si chiama D60, ha un sensore da 10,2 megapixel ed è indirizzata a tutti coloro che desiderano una macchina semplice da usare ma dalle prestazioni avanzate. Ecco cosa ne pensano in Nital, l'importatore italiano. La Nikon D60 si colloca nella fascia di mercato delle rette entry level, combinando tecnologia professionale con caratteristiche creative e giovanili. La D60 replica le potenzialità tecniche già introdotte con la Nikon D40, dalla quale condivide la risoluzione da 10,2 megapixel effettivi del sensore CCD in formato DX. Tra le numerose nuove potenzialità possiamo in sintesi riassumere la doppia soluzione hardware di prevenzione e pulizia sensore, costituita dall'esclusiva tecnologia Nikon Airflow Control System, che sfrutta la depressione prodotta dal ribaltamento dello specchio reflex ad ogni scatto, e la funzione di pulizia sensore con microvibrazioni ad elevata frequenza del filtro low pass posto davanti al sensore. La D60 incorpora il processore di immagini Speed per il massimo potere di calcolo interno usato nella gestione dei segnali e nei processi matematici di costruzione e sviluppo immagine, ma usato anche per la nuova funzione di lighting attivo, per ottenere già in ripresa esposizioni più ottimizzate, preservando le alte luci e modulando le ombre in relazione all'alto contrasto di scena fotografato. La D60 introduce per la prima volta la possibilità di editare on camera RAW scattati per generare copie JPEG a risoluzione variabile, con possibili correzioni di esposizione, bilanciamento del bianco, nitidezza, contrasto, saturazione e variazione colore, potenzialità interessanti per ridurre o annullare i tempi di post-produzione. La D60 aggiunge tra le potenzialità anche l'opzione stop motion per creare simpatici effetti filmati composti da sequenze di riprese distinte, salvati in un unico file video. Sarà disponibile da marzo la nuova Canon EOS 450D. Sensore da 12 megapixel, schermo Live View da 3 pollici, sistema automatico di pulizia e possibilità di scatto continuo da 3,5 fotogrammi al secondo. Queste sono le caratteristiche principali. Sentiamo in più in particolare cosa dice Alberto Ciaikoschi di Canon Italia. Eh sì, ti piacerebbe sapere come si chiama, vero? Si chiama Fantastica, ma sai perché? Perché è incredibilmente professionale. Lo so, è per i fotoamatori, ma a un prezzo incredibilmente basso, addirittura sotto i 1000 euro con l'obiettivo, parecchio sotto i 1000 euro. No, scherzi a parte. Torniamo a noi. Guardate il menu, soltanto questo, una volta accesa la macchina, ti dà l'idea di che cos'è ed è incredibilmente somigliante a quello professionale della EOS 1, praticamente una macchina fotografica con le caratteristiche professionali, addirittura con il live view, quindi andiamo dietro le quinte a vedere cosa c'è. Lei si sposta, spostiamoci anche noi per vedere cosa succede dietro le quinte, vedi? Perché è una macchina addirittura con il live view sotto i 1000 euro con l'obiettivo. Ha chiaramente oltre 12 milioni di pixel, come tirafuoco anche durante il live view. È una macchina con delle prestazioni eccezionali, soprattutto per quello che riguarda la qualità dell'immagine, che è quella che serve alla fine per fare buone fotografie. Si chiama K200D, la nuova reflex targata Pentax. Si tratta di una macchina entry level che costerà 799 € con l'obiettivo 18-55 mm. La K200D è una reflex dalle caratteristiche interessanti e ha una carrozzeria a prova di acqua e polvere grazie alle guarnizioni che proteggono le varie parti. È dotata del sistema per la riduzione delle vibrazioni, in grado di compensare fino a 4 stop rispetto a una fotocamera che non ce l'ha. Il sistema autofocus è il Safox ottavo, dotato di 11 sensori, di cui 9 al centro disposti a croce. C'è anche il sistema per la pulizia del sensore. Non tutti lo sanno, ma Kingston Technology è il più grande costruttore mondiale indipendente di memorie digitali. Memorie digitali che vanno dalle grandi schede e potenti per i grossi sistemi di server alle memorie tipo le CF card o le SD, memorie che noi usiamo quotidianamente nelle nostre macchine fotografiche e nei nostri telefonini.
Fondata nel 1987 a Fountain Valley in California, aveva un solo prodotto in vendita. Oggi Kingston Technology offre oltre 2.000 prodotti che supportano, cioè che vanno bene in quasi ogni dispositivo, dai computer ai server, alle stampanti, ai lettori MP3. Per fare fronte alle esigenze di un mercato in espansione, l'azienda annuncia oggi una nuova organizzazione per il mercato italiano. Sarà basata su tre distinte sezioni dedicate ognuna a un settore specifico del mercato. Si chiamava Erno Friedman, ma è più conosciuto con lo pseudonimo di Bob Capa. È l'icona del fotografo di guerra. Era nato nel 1913 a Budapest e divenne famoso per le sue foto scattate durante la guerra civile spagnola. Nel 1954 morì in Indocina, ucciso da una mina. La sua immagine più famosa è quella del miliziano morente, scattata in Spagna, ed è anche la foto più discussa. Sono in molti ad affermare che si tratta di una sapiente messa in scena. La questione forse avrà tra breve la risposta definitiva. Il Center of Photography di New York è venuto in possesso di una serie di circa 100 rullini scattati da Capa proprio durante la guerra civile spagnola, di cui si era persa traccia da circa 70 anni. Forse tra essi c'è quello con la serie completa degli scatti fatti da Capa al famoso miliziano. Finora si erano visti solamente i provini a contatto, senza la numerazione progressiva dei fotogrammi, la sola che permetta di dire se le immagini del miliziano, che si vede vivo e vegeto assieme ai suoi compagni, sia stata scattata prima o dopo l'immagine diventata simbolo della guerra civile. Ben ritrovati in questo secondo tutorial sulla maschera di contrasto. Vediamo come applicare la maschera di contrasto in modo selettivo. Questa è la nostra immagine al 100%. Vediamo che questo primo piano del cane ha bisogno di un intervento per l'aumento della nitidezza in quanto la foto è leggermente sfocata. Io voglio però mantenere anche la morbidezza dello sfondo, cioè voglio mantenere questo sfondo ancora sfocato. Cosa facciamo? Duplichiamo il livello di sfondo. Aggiungiamo a questo livello una maschera di livello, non di contrasto chiaramente. Chiamiamo questo livello USM e solo su questo livello qui andiamo ad applicare il nostro intervento per l'aumento di nitidezza. Ecco, i valori che ho scelto sono questi, 1,3 di raggio, 1,82 di amount. Cliccando qui vedete il prima e il dopo senza maschera di contrasto, ecco con l'applicazione della maschera di contrasto, do ok, mi viene applicata la maschera di contrasto su tutta l'immagine, quindi anche sullo sfondo e la cosa non è buona perché su uno sfondo bello sfocato così il filtro maschera di contrasto fa venire fuori un effettino tipo rumore. Non bello vedersi, qui c'è l'immagine al 200%, vedete, fate caso, qui dove c'è lo sfondo, ecco, vedete come cambia. Allora cosa faccio? Ho applicato una maschera di livello, vado semplicemente a mascherare, ecco qua, il contorno del cane, quindi mascherò dipingendo di nero su tutto lo sfondo attorno al cane. In questo modo avrò il mio sfondo bello sfumato, chiaramente sarà lo sfondo del livello sottostante al mio. Questo lavoro qui andrà fatto per tutto il perimetro del cane, vedete l'effetto qui con la maschera di livello, tolgo la maschera di livello e vedete che è ricomparso chiaramente. Vi ricordo che il tutorial è disponibile in formato PDF stampabile dal sito pmstudionews.com. A presto da Daniele Robotti.